con origini italiane, però sono cresciuta a Milano. Ma sei di Milano? Ah, sì. Ma... ah, ma tu guarda che coincidenza. Che coincidenza. No, ma perché tu... il nostro critico musicale che ci ascolta sempre è un attimo da ad aprire la porta. Ha sentito Milano, arriva subito. Scusa Monica, perdonaci. Chi è? Perdona l'interruzione. Venga, prego, si accomodi. Si accomodi. Buonasera. Buonasera. Buonasera Ludwig Amadeus Brambilla de Pignoli. Brambilla, non apprende. Allora, Monica Cialona, ti presento il nostro critico musicale. Buonasera. Dica sempre di sì. Buonasera signora Cialona, maestro. Signorina. Cialona, maestro Cialona, lei ha detto che è di Milano, vero? Sì, sì. Ecco, allora mi saluti la Madonnina quando ci va, perché... Certo. Senta, Cialona, io ho sentito il suo brano, On the Edge of the Earth. Bello, bellino, un bel brano, però se mi permette... Quando dice così, è un po' ci fa un po' paura, ecco, vada avanti. Allora inizia a preoccuparsi, perché quello che sentivo che mancava... era una cialonite, una un'infiammazione. Esatto, cioè una cosa, si sente che c'è una cialona un po' gonfia, cioè quando tu cosa vuol dire gonfia? Perché di solito è la ciala. Ah, la ciala. La cialona, cioè è il superlativo sfinterico. Ora è tutto sfinterico. Non l'ho convinta, insomma. Oddio. Ora è tutto più chiaro, perché è il suo modo di dire, di fare i suoi complimenti. Ecco, ecco, però, signorina Cialona, mi tolga una curiosità. Sì. Cioè, lei quando fa tutti quei carismi, cioè, quelle cose che... I ghirigori. Questa cosa, lei la... cioè, lei come fa? Perché è strano, cioè è strano, una cosa strana. Mi vengono così, non ma so. Ma c'è qualche problema forse magari. Si faccia una visita sì. Perché magari è la cialonite che fa fare. Comunque bravo, complimenti. Però se mi permettete, io vorrei mandare innanzitutto dove possiamo trovare i suoi brani. Perché lei vuole trovare il suo brano? No, perché soffro di stitichezza, quindi è curioso. Su iTunes, su Amazon, CD Baby, Spotify si può ascoltare anche. Oppure dal mio sito internet monicacialona.com. Monicacialona.com. Ma non si attacca la cialona, cioè non è una malattia, è un'infiammazione. Un'infiammazione della cialo. Della cialo. Beh, se lo dice lei, ora è tutto più chiaro. Esatto. Allora, però se mi permettete, non glielo permettiamo. Ma no, perché questo brano che abbiamo ascoltato, On the Edge of the Earth, carino, perché anche dice brava, si canta bene, tutte quelle cose. Però io avrei da proporre un brano sicuramente cialonicamente superiore a questo brano. Come si permette, poverina, è una brava artista. Ma infatti poverina, perché poverina, insomma, cioè brava di più. Ecco, brava, si potrebbe impegnare, non si applica. Ma che le dà retta, Cialone? Ecco, allora allora io vorrei... È lui critico, Io sono critico. Allora vorrei proporre un altro brano di un'artista straordinaria. Straordinaria, che senza infiammazioni, cioè non c'ha l'infiammazione là, e però è acuta, esatto, o cronica. Questo brano si chiama Walking Along Gladius Street. È proprio Gladiolus Street. Ah, vedi come lo pronuncia bene? Sì, non so se l'ho detto bene. È proprio un brano di Monica Cialona, l'artista che stiamo ascoltando in questo momento all'Italia Chiamò. Non credo. È certo che crede. Ma non credo, perché certo si sente... che crede. Ma perché c'è una cialonite acuta qui che prima non c'era. Monica Cialona, ti ringraziamo per essere stata all'Italia Chiamò. Grazie, arrivederci Cialona, arrivederci. Mandi avanti il brano. È bravina la Cialona. Sì. Arrivederci, ciao. Arrivederci, grazie. No, andiamo avanti. Brava, però questo brano secondo me è migliore. Non può essere della Cialona. Sì, perché è di Cialona. Ma qua c'è scritto solo Monica, non c'è scritto Cialona. Cialona è il cognome. Ho capito, ma a Cialona è il cognome. Ah, Cialona è il cognome. Ho sbagliato. È certo che ha sbagliato. Sì, questo qua è bello.